Non posso credere che se ne stia veramente andando. Beh, ragazzi, è inutile che stiamo qui tutto il giorno. Eh? Ma che significa? Vi siete spostati solo in fondo alla strada. Quindi non dovevate cambiare città. No, affatto. Ma pensavo che lo sapeste. Rimaniamo in città, è ovvio. Questo non lo sapevamo. Potevate chiedermelo. Ah, ormai non importa. L'importante è che Emma rimane qui con noi. Questa sì che è una notizia. Sono contenta. Dai, ti diamo una mano. Caspita, è una casa bellissima. Grazie. Hanno pensato a tutto i miei genitori. E il risultato è fantastico, davvero. Hanno voluto farmi una sorpresa. E ci sono riusciti. Ah, l'hanno fatta anche a noi. Beh, ora sarà meglio che andiamo. Almeno adesso sappiamo che quello di prima non è stato un addio. È vero. Nessun addio. Allora ci vediamo. Ciao, ciao, mamma. A più tardi. Però non settimane o mesi, a più tardi, ma presto. Le tue amiche pensavano che saremmo andate in un'altra città. Già. Però non capisco, non mi hanno neanche chiesto dove sarei andata a vivere. Né perché non fossi triste. Pensavano davvero che andare a vivere in un'altra città senza più vederle tutti i giorni mi avrebbe lasciata indifferente. Beh, alla fine tutto è andato bene. Non ne sono così sicura, non so, forse non mi capiscono veramente. No, qui non va bene. Magari qui. No. Ogni cosa deve essere al posto giusto. Ehi! Potrei organizzare una festa della nuova camera, così come abbiamo fatto la festa di quella vecchia. C'è qualcosa che non ti serve più, che vuoi dar via? Vado al negozio dell'usato. Certo, tempismo perfetto. Tieni, puoi portare questi. Grazie, tesoro. E ora pensiamo agli inviti. Hai visto? Gli inviti sono troppo dolci! È vero, lo penso anch'io! Sono adorabili! Assolutamente sì! Oh, ho già in mente il regalo perfetto per la camera nuova! Un bel telecomando per controllare le luci, col quale accenderle e spegnerle, o regolarle se vuole. Oppure un abbonamento annuale ai nostri amici animali! C'è in regalo anche un bel collare! Quella rivista la legge già da te, sei abbonata da un sacco di anni! Sapete a cosa pensavo io? A un vecchio giradischi con una collezione di successi d'epoca! Che useresti tu per sentire dischi continuamente? Invece, cosa ne dite di una torta gigante a forma di Emma? Questa non è male, Stephanie! Guardate che non voleva essere una battuta. Non importa. Ehi, ragazze! Ho trovato il posto giusto dove prendere i regali! È il negozio perfetto per Emma! Ottimo! Arriviamo subito! Sono in ritardo. Non si saranno dimenticate. Forse non gliene importa niente. Ciao, Emma! Buona festa di inaugurazione! Oh, grazie! Sono contenta che siate venute. Anche noi di vederti. Siamo venute un po' più tardi per darti il tempo di preparare. Oh, abbiamo dei regalini. Infatti! Dai, aprili! Beh, che cosa ne dici? Voi sì che conoscete i miei gusti. Sono bellissimi, anzi, sono perfetti. Sono i regali giusti per me.